Cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 22esima edizione del premio Guido Polidoro, indimenticato giornalista abruzzese, all'Aquila, nella sala ipogea di Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Marinello Mastro Giuseppe, con la pubblicazione fotografica dal titolo Rievocazioni storiche e religiose della provincia dell'Aquila, è il vincitore. Di questo sono particolarmente orgoglioso. Poi tante sono le motivazioni, tante sono la conoscenza di Guido Polidoro personalmente, per aver io lavorato al Consiglio regionale e quindi averlo frequentato nei periodi più belli. Quindi ricordo questa figura di uomo buono, di professionista serio e importante, e quindi anche la giuria, devo dire, che io non conoscevo, non sapevo, e che ho rivisto questa mattina con persone che io ho sempre stimato, quindi io non posso che ringraziare tutti. E in occasione dell'evento di chiusura del centenario della fondazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è stata presentata e sottoscritta la Carta di Pescasseroli, le linee guida sulla consapevolezza ambientale nella professione giornalistica, carta approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, su proposta degli ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise. Spiegherà le linee guida per l'approccio alle tematiche ambientali. Vedete, è giusto o non è giusto mandare le riprese di un orso che sta morendo? È giusto o non è giusto scrivere in determinato modo? Ecco, da domani, con la Carta di Pescasseroli accettata e votata all'unanimità dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sarà tutto disciplinato. Non perché noi dobbiamo dare delle regole, però abbiamo dato sicuramente un indirizzo che rimarrà alla storia, perché una delle nostre cittadine, Pescasseroli, sarà per sempre legata a queste tematiche ambientali.